faccio non riesco a, come faccio a condividere la di, no, ma non vedo non vedo la diretta io sulla pagina di facebook no, io vedo venerdì 29 ah, no, non lo vedo non la vedo Aiuto. Buonasera, buonasera, ben arrivati. Vi chiediamo, chiediamo scusa per il ritardo ma abbiamo avuto un po' di problemi tecnici e sono cose che accadono insomma con queste connessioni ormai perenni e quindi insomma a volte il sistema va in tilt. Quindi bentornati ai nostri caffè verdi. Ora vi presento il nostro ospite. Ciao Davide. E... Ciao Buongiorno a tutti. Mi auguro di, di riuscire a sentirci bene per tutta la diretta perché abbiamo avuto un po' di problemi. Quindi perdonateci se doveste sentire Davide che scompare dall'audio, poi rientra. Questa diretta la viviamo così, eh, in modo libero. Eh, così come discuteremo poi di questo, di, di questo argomento stasera. Allora, ehm, raccogliendo le idee e la concentrazione, non è stato semplice. Um, do il benvenuto a tutti coloro che hanno seguito i nostri caffè verdi fino ad oggi. E spero che siate qui anche oggi a seguirci con le vostre tazze insieme a noi. E prendo subito in prestito l'incipit di uno degli articoli eh, del nostro ospite, che a breve presento che è uscito di recente su Validi Fair. L'incipit è questo: La Terra ci ha fatto capire che non abbiamo capito. Ecco, mi piaceva cominciare così perché già nel precedente caffè verde. Noi abbiamo esplorato nuovi modi di abitare. Abbiamo raccontato nuove città, nuove case che mirano a integrare la dimensione dell'uomo con quella della natura. Abbiamo redatto un reportage di recente sul sito di fondazione in cui abbiamo anche immaginato una vita senza plastica, provando a costruire una coscienza ambientale. Ecco, continuando a secondare questa necessità di acquisire nuove consapevolezze circa il consumo della terra, soprattutto perché ci ha portato anche a questa pandemia vorremmo imparare a essere testimoni e allo stesso tempo creatori di un modo nuovo di stare al mondo. Ecco, a questo servono anche i nostri ultimi caffè verdi, i nostri percorsi editoriali degli ultimi mesi, soprattutto da quando la Fondazione Casillo è entrata anche a far parte dell'alleanza Asvis per lo sviluppo sostenibile. Quindi sono dei temi che cominciamo a sentire particolarmente affini anche alla nostra mission che con il tempo e con l'attualità sta evolvendo. Allora, per questo abbiamo scelto oggi di raccontarvi la pratica della geopoetica. Eh, devo dire, è una pratica sconosciuta a molti, però a mio parere meritava di essere assolutamente approfondita e diffusa. Vogliamo tentare di offrirvi un'occasione per riconsiderare ed insaldare il legame di appartenenza con la Terra. Con la madre terra, anzi con la terra madre, come la definisce il nostro ospite nel suo libro, e con la natura, e provando a ridare fiducia alle nostre percezioni. Ecco, attraverso una connessione profonda con il territorio, girando per i nostri trekking, facendo delle gite in montagna, ecco, possiamo rimetterci in connessione con noi stessi. E in questo modo possiamo diventare assolutamente più sensibili all'ambiente avere maggiore cura ed essere anche più portate ad accorgerci tutte le volte in cui l'ambiente non viene rispettato. Ecco perché siamo qui stasera. Abbiamo trascorso gli ultimi 40.000 anni a distruggere la biodiversità del nostro pianeta, come ci dice Davide. E quindi insieme a lui capiremo stasera come possiamo soffermarci, ammirare l'ambiente, cogliere una bellezza, ovvero la poesia. Allora Davide, vengo subito a te. Ti presento. Innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per tutta la corrispondenza Vabbè, che abbiamo tenuto in questo grazie tempo. Grazie a voi, grazie È stato a te. Molto disponibile. E Davide Sapienza, scrittore, giornalista, traduttore e geopoeta. Ora capiremo insieme che cosa significa. È nato nella Valseriana, in provincia di Bergamo, nelle Alpi Orobie. Si occupa di editoria dal 1984 prima in quella musicale come autore di popolari libri sul rock e giornalista, conduttore per Rai 3 e Radio Popolare. Nel 2004 pubblica per Baldini Gastoldi i diari di Ruba Anish che lo porta a diventare autore di reportage di viaggio, eccolo lì, stasera abbiamo portato i libri perché oltre a parlarne li vogliamo vedere e toccare, è diventato autore di reportage di viaggio per prestigiosi magazine. Tra i suoi libri più noti, eh, La musica della neve, scrivere la natura, camminando, e il geopoeta, avventura nelle terre della percezione, di cui parleremo più approfonditamente stasera. Nel 2008 firma la sceneggiatura di Scemi di guerra con il regista Enrico Verra, nel 2009 la TV svizzera italiana gli ha dedicato il documentario La sapienza di Davide, parole in cammino, dal 2013 firma Reportage sul Corriere della Sera. Dorso Bergamo, tra i più importanti traduttori e studiosi di Jack London, che tutti amiamo e conosciamo, ha curato oltre 20 classici: tradotto e curato volumi di Barry Lopez, Edgar Allan Poe, Lance Henson e John Trudel. La pratica geopoetica con i cammini e i seminari, lo ha portato a sviluppare progetti in Norvegia, Portogallo e Lussemburgo. Tra i principali riconoscimenti, Pigna d'Argento, Borneo 2011, Premio Alpinia. E Ghiande di Cine Ambiente, Torino 2015. Dal 2012 è anche parte dell'officina culturale Alpes di Milano e nel 2020, quindi di recente, esce La Valle del Virus con Jessica Costanzo. Sono stata brava, ho detto tutto? Sì, sì, ma guarda, sono tante le cose per cui. Eh, Ci tenevo a Ecco, no, infatti, un una piccola precisazione, lei. io abito qua da 30 anni, ma sono nato a Monza e cresciuto a Monza. Poi ah, ok, insomma, ok, scusami okay. Ma non è, non è grave, non c'è problema. Hai fatto bene, guarda, eh, diciamo che mh, tutte le cose che hai detto hanno a che fare con eh, delle, dei pilastri della, della nostra vita sul pianeta che non, non ho certo scoperto io. Eh, diciamo che il cammino della mia vita è stato un cammino che è sempre stato molto aderente a quello che ho poi cercato di trasformare in una professione. Eh, io credo che eh, tra le diverse qualità che abbiamo noi esseri umani, ce ne sia una che mi ha sempre affascinato, che è quella della creatività. No? Eh, la creatività che è quella, come spesso cerco anche di raccontare ai bimbi, o a volte anche a mio figlio, eh, di cose che noi oggi diamo per scontate che magari 30 40000 anni fa non lo erano, magari i primi ominidi vedono una specie di zucca abbandonata e poi dentro dell'acqua per caso scoprono che la zucca può eh, essere usata per trasportare l'acqua nella caverna eh, a noi sembra normale dici vabbè ma non ci vuole un genio però se non lo facevano loro lentamente non si sarebbe poi passati a usare il fuoco a cuocere la carne a, 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 e poi arrivare alla rivoluzione agricola di 13.000 anni fa ed andare in una certa direzione in tutto questo ehm, ci sono state del, del, delle cose molto interessanti che, ehm, che secondo me, eh, sono riferite soprattutto alle popolazioni che noi chiamiamo indigene di tutto il mondo e che sono quelle che hanno nel legame anche spirituale eh, animista, chiamiamolo come vogliamo, politeista, ognuno può sbizzarrirsi con i termini che vuole, eh, a sviluppare questa relazione con, con, la, con la Terra Madre. Eh, in un modo che fosse molto semplice e che anche il mondo contadino italiano da, dalla Sicilia alla Val d'Aosta dal Friuli alla Puglia eh, ha sempre saputo cioè che tu ehm, devi prendere dalla terra gli interessi non puoi prendere il capitale di base e questo quindi non è un insegnamento che io sto dispensando perché sono una persona speciale semplicemente l'ho appreso Leggendo e ascoltando e guardandomi intorno, e, e capendo che le cose più semplici sono in definitiva delle cose che noi non possiamo in qualche modo volutamente dimenticare, cioè, nel senso, abbiamo una serie di problemi, eh, e quindi devo dire, non me ne frega niente se Elon Musk vuole portarci a vivere su Marte per me, sono delle follie, non hanno nessun senso, soprattutto pensando a quanti soldi vengono impiegati per questo e non per un mondo che sia davvero più equo, un mondo umano, e quindi se voglio dire, non può essere più equo il mondo nelle relazioni con la terra, visto che non lo è nelle relazioni tra umani, capisci? certo. Questo certo. secondo me è la cosa centrale. Poiché nel cammino plurimillenario di Homo Sapiens abbiamo fatto degli sforzi molto grossi per arrivare al diritto, per arrivare a, a distinguere attraverso l'etica delle cose che siano giuste e delle cose che siano non giuste. Eh, ma sono comunque delle scelte, non dimentichiamolo mai, sono delle scelte fatte dalle comunità, non sono la verità assoluta eh, e che quindi noi diamo per verità assoluta. È evidente che il nazismo è sbagliato, visto che due giorni fa era il giorno della memoria. Allo stesso tempo, per qualcuno, una minoranza piccola così, ma che però fa troppo rumore, invece il nazismo era giusto. Ehm, C'è gente che nei consigli comunali in Italia ancora alza la mano. Ecco, quindi voglio dire, il cammino è molto lungo, no? E è tutto però, secondo me, si riduce al fatto che noi, mh, se noi distruggiamo questa relazione, la Terra, e lo dico in modo molto tranquillo rispetto a tanti anni fa, comunque fa il suo cammino che io non posso certo prevedere. Quando noi ci sentiamo dire dobbiamo salvare la Terra, ma non dobbiamo salvare la Terra, noi dobbiamo salvare l'umanità, è una cosa un po' diversa. La Terra, si, cioè, non gliene frega proprio una mazza dell'umanità. Certo. Nel senso, lo dico così, scherzosamente, la Terra fa il suo corso, ha vissuto tante epoche che noi abbiamo saputo descrivere con questo affascinante mondo della conoscenza e dell'intelligenza. Allo stesso tempo, adesso ci chiamiamo, vabbè, siamo nell'antropocene, va bene. Ok, abbiamo dato un nome a questa cosa in cui iniziamo a vedere i segni del, dell'attività umana sul pianeta. Perfetto, ma qualsiasi cosa accadrà, e questo ormai l'hanno, è stato previsto da libri, film, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa accadrà in definitiva accadrà a discapito nostro e di moltissima altra vita sul pianeta che noi abbiamo contribuito a distruggere eh, ma la terra in sé non è che deve salvare dobbiamo salvarla nel senso egoistico salvare la terra nelle risorse che servono a noi per poter sopravvivere e in questi ultimi vent'anni infatti io provocatoriamente dico questa rivoluzione verde o green è un po' così ha dei, degli aspetti molto ambigui perché sono aspetti che comunque spingono al consumo noi dobbiamo tornare all'idea che dobbiamo consumare il meno possibile. Non dobbiamo avere paura di dirla questa cosa. Eh, facciamo costare pure le cose 50 volte di più, ma consumarle di meno. Preferisco pa cambiare un termos ogni 20 anni e pagarlo 30, 300 euro, piuttosto che cambiarlo ogni anno e pagarlo 30 euro. Non so se mi spiego. Certo, certo. Eh, alla fine avrò speso 300 euro, ma c'è solo un termos che va poi eh, buttato in discarica. Certo, è quello che scrivevamo anche noi poi nel reportage sulla plastica, eccetera. Senti Davide, partendo un po' dall'inizio, no? eh, proviamo a condurre i nostri ascoltatori in un ipotetico cammino geopoetico che ora racconteremo. Che cosa significa appartenere ad un luogo? Io credo che... Una persona, eh, ogni essere umano, ogni essere vivente, ogni creatura, ogni, ogni roccia, ogni albero, ogni formica, ogni, e quindi ogni essere umano eh, nasce in un luogo e viene plasmato da questo luogo. L'intuizione di questo a me è venuta da ragazzino ascoltando la musica di Neil Young, ehm, nel senso che da ragazzino, tra la tanta musica bellissima che ascoltavo, quando io ascoltavo Neil Young andavo in questi luoghi. Se ascoltavo i Pink Floyd o i Beatles andavo in luoghi molto immaginari, anche se poi intuivi di cosa ti parlavano. Adesso uso dei nomi importanti che spero tutti conoscano. Eh, certo. eh, però, se anche uno ascolta, non so, Impressioni di settembre della PFM e sente quel testo meraviglioso di Mogol, e, e subito visto che Mogol è Brian Brianzolo, io sono Brian Brianzolo. Mi portava subito in quel quando, quando a novembre esisteva ancora la nebbia perché c'erano ancora molti prati anche in Brianza, eh, invece di tanti capannoni, eccetera, eccetera, o strade, autostrade, e così via. E, e quindi alla fine tu dicevi: Ma io, però, a questa cosa appartengo, non è mia, perché questa cosa che viene evocata, eh, in qualche modo fa sì che la geografia in cui tu nasci ti plasmi, proprio ti entri dentro e ti dica, del, cioè in qualche modo ti dica delle cose che sono extraverbali. E che ti fanno sentire questo legame. Anche questa è una cosa, se volete, un po' banale da dire da parte mia, ma che credo che tutte le persone vivano o se si fermano un attimo a pensarci, perché dicono: Beh, io amo molto uscire di casa e fare due passi nel mio quartiere, io amo molto fare una passeggiata in campagna. Mi piace andare sul lungomare oppure voglio andare in collina o in montagna dove volete, perché secondo me, poi non esistono differenze nella morfologia, cioè. Dire, è chiaro, la montagna è la montagna, il mare è il mare, ma comunque sotto l'acqua del mare ci sono le montagne, dico sempre io per provocare. Quindi la persona appartiene a un luogo perché questo luogo in qualche modo ha il, fam cioè il famoso genius loci dei latini, lo spirito del luogo che in qualche modo ti tiene lì, no? E non è infatti uno dei traumi più grossi per le persone, si dice, quello di dover cambiare luogo. Quando noi parliamo di migrazioni, quando noi parliamo di... Eh, anche cambiare casa, di emigrazione interna in una nazione, come è avvenuto in Italia nel dopoguerra, no? da sud a nord, ma eh, io stesso sono venuto da Monza a abitare in montagna, È comunque io sono di Monza, nel senso che ci sono nato, ci sono cresciuto, quindi quando vado eh, dai miei fratelli, da mia mamma, e dai miei nipoti, ovviamente sento questa appartenenza, in qualche modo appartengo a quel luogo, lo so, e da più adulto, a 27 anni, sono venuto qui e ho vissuto, l'appartenenza a questo luogo in un modo differente, più consapevole, l'ho cercato di più, ci ho dialogato di più con questo Genius Loci e gli ho chiesto se potevo anch'io appartenere a questo luogo lo deciderà il Genius Loci, non lo decido io, quello che io posso sa solo dire è che di questi luoghi nelle Orobie ehm, e non solo anche la Valle Camonica qua vicina che io amo molto, sono luoghi eh, che sì. per intanto mi hanno dato tantissimo, quindi mi hanno permesso di vedere attraverso la mia sensibilità le cose in un certo modo poi non vuol dire che tutti devono fare così, questo può accadere dovunque. No, stasera, so. stasera noi daremo solo delle indicazioni, dei suggerimenti, cioè racconteremo un modo, poi sta a chi lo ascolta, quello di ascoltare se stessi. Esatto. Allora io vorrei ripercorrere insieme a te eh, alcuni stralci del tuo libro Il Geo Poeta, che mi è piaciuto moltissimo, eh, che raccontano meglio, raccontano meglio la geografia. Ora noi, forse eccolo caso. là, bravo, facciamolo vedere. Io l'ho letto in ebook, quindi è meglio che lo mostri tu. Esatto, ehm... perché non sono bravo, ma ok, eccolo qua. Con questa esatto, splendida, molto questo splendida questa bozza su, su tela, ehm, fatto da un'artista straordinaria siciliana che si chiama Samantha Torrisi. Andate a vedere il suo sito. Ma grazie a una fotografia di un mio carissimo amico fraterno che si chiama Bruno, col quale camminiamo tanto insieme e che mi ha fatto questa foto di sorpresa in un punto qua vicino a casa e mi è piaciuta proprio tantissimo, l'avevo pubblicata. E scusa se ti ho interrotto, ma la copertina no, è importante. No, lo racconta. E quando lui mi ha regalato questa foto, Samantha l'ha vista e mi ha fatto questa sorpresa. Io ho detto, deve essere la copertina perché è bello, no? Sai che sei tu, ma non sei tu. E quindi sei un po', rappresenti un po' tutti, proprio come sui diari di Ruba Unish... C'era questa figura no, ehm, che ero io, ma chi se ne frega se ero io? Non, non ma è, potevamo non è... essere tutti. Mary Lopez dice: non è lo scrittore che conta, ma le storie che raccontano. Io, mh, francamente, non, non, non mi sento di contare un granché quello che ho tirato fuori nei miei anni di scrittura spero che abbia un'utilità per qualcuno. Per il resto, non importa, siamo persone come tutte. Cioè non è che... Noi proviamo, proviamo a seminare, come hai anche detto tu. Poi in un capitolo sì, del sì. tuo libro: la semina. Tra le altre cose poi è una metafora molto cara al logo della Fondazione Casillo, quindi insomma il cerchio, il cerchio si chiude. Allora dicevo, io ho provato ehm, a fare un, un giro tra i tuoi capitoli e mettere insieme tutto quello che tu hai scritto nel definire la geografia. Mi ha affascinata molto perché noi siamo abituati probabilmente a una definizione della geografia molto scolastica nei nostri ricordi e invece mi sono resa conto che può e deve essere molto altro. Allora, vado a leggere e poi alla fine arrivo alla domanda che voglio farti. La geografia, dal greco, correggimi se sbaglio, eh, geografia, esatto, sì. significa descrizione e rappresentazione della terra. È prima di tutto una poetica, un atto generativo in continua evoluzione. La geografia rende liberi, invita all'esplorazione, alla realizzazione di un legame più forte con tutto ciò che sta intorno a noi. È la più inesauribile fonte di conoscenza e interpretazione della vita che abbiamo a disposizione. Sebbene esista al di là di noi, è pur vero che esiste una corrispondenza che ci permette di vedere nella geografia l'effetto dei nostri atti, delle nostre realizzazioni, le quali sono frutti di un lungo percorso, di una semina continua che getta germogli senza sosta. Il legame con la geografia è la forma più evoluta di protezione che possiamo ottenere nei confronti di noi stessi e di tutto ciò che fa parte del nostro ecosistema. Vengo alla domanda che voglio porti. Poetica e geografia sono entrambe lo specchio del ciclo della vita, tu dici. Che cosa significa esattamente? Beh, la, de la definizione di geografia che io ho sentito la necessità di mettere nel libro e di, di ribadire più volte, ehm, in pratica ci sta dicendo la geografia come noi l'abbiamo definita, noi umani. È la scrittura della, della terra, no? Quindi tornando a pochi minuti fa. Questa nostra azione che abbiamo nella terra. E quindi noi ci siamo. Ma Davide ti abbiamo perso per qualche ma... secondo anche la possibilità ecco, di... nuovo. scusate stavo dicendo okay, sì. all'interno di questo libro ehm, che è la, in cui viviamo chiamiamolo libro perché a noi piace così poi ognuno lo deve chiamare come vuole eh, ovviamente la poetica è quello che noi mettiamo il sentimento se posso dire no? eh, che noi mettiamo nell'avere questa relazione con la geografia cioè nel ne, non averne semplicemente un rapporto utilitaristico cioè mi serve così e non mi serve cos'ha. Perché il rapporto utilitaristico, freddo, cartesiano, eh, come lo chiamo io, è un rapporto molto pericoloso, porta al distacco, porta all'assenza di empatia, porta al fatto che ehm, una persona viene quasi derisa se in qualche modo si dispiace quando vede un evento catastrofico o un, inter un intervento umano fatto male nel territorio. Ci sono interventi umani sul territorio, soprattutto... Quelli di un tempo che sono straordinari. Io non sono, come dire, un tradizionalista, però mi viene in mente, penso alle mulattiere storiche, alle antiche strade, penso ai um, muretti a secco che sono diventati per fortuna patrimonio dell'UNESCO, penso a tutto quel, ma anche alle Santelle, lo dico da uomo laico eh, o da animista, che prefer come preferisco definirmi, cioè a questa relazione sacrale e di ringraziamento che c'è verso la terra. Che non capisco che problema ci sia a voler ringraziare la terra di tutto quello di io, no fatica l'umanità ci ha tirato fuori un, un sostentamento però è anche vero che poi si tende ad andare troppo oltre noi siamo andati troppo oltre e quindi la poetica dovrebbe aiutarci a rientrare in un perimetro come dire, di, di, in un ambito che, che è quello che, che spetta a noi, che è un ambito che prevede tantissime cose bellissime che noi possiamo fare, no? Eh, per far sì che, che questo rapporto con la Terra si trasformi in una cosa più profonda. Cioè, secondo me serve davvero, poiché la, il termine geopoetica l'ha inventato Kenneth White alla fine degli anni 70, è un filosofo e poeta scozzese che vive in Francia. Eh, lo ha fatto perché sentiva che c'era davvero questo bisogno di definire diversamente il rapporto con la Terra. Ma alla fine è la cosa più antica, noi dobbiamo utilizzare le cose più antiche, questo rapporto di eh, sacralità, chiamatelo come volete, di ringraziamento verso tutto quello che noi ci troviamo. Di riconoscenza anche, no? Di riconoscenza, ma riconoscenza anche a tutti gli esseri umani che sono venuti prima di noi, che hanno in qualche modo... Contribuito a lasciarci il territorio in un certo modo, non quel, magari in un altro. Proprio oggi con un amico abbiamo fatto una lunga escursione nella neve di varie ore e abbiamo visto delle cose mh, francamente impresentabili. Mi veniva in mente il libro di Edward Abbey, i, uh, I Sabotatori. Ecco, lì viene in mente un po': nel film, no? mettere della dinamite, e farlo saltare, sarebbe la cosa migliore da fare perché si aspetti i tribunali, i ricorsi. Si vedeva che era lì fermo da anni. Eh? da almeno 15 anni, però è cemento buttato lì nei boschi, così, ma roba gigantesca. Ecco, questa roba qua è, è, un, è come dire, è il riflesso di quello che poi eh, le persone che fanno questo, è il riflesso con cui si comporteranno con la propria famiglia, con, si comporteranno con le persone vicine eh, assolutamente, perché nel momento in cui tu manchi di rispetto alla terra, che è la cosa più sacra che noi possiamo avere, naturalmente mancherai di rispetto anche agli altri, non, Oltre al fatto che una, chiaramente anche se stessa è una questione di sensibilità. Cioè, ehm, Aldo Leopold diceva che l'ecologia è un'educazione della percezione. E per quello il sottotitolo del gioco è Avventure nelle terre della percezione. Più io percepisco, e più mi rendo conto. E uno mi dirà, eh, però allora ti poni un sacco di limiti. Ma non so perché io non li vivo come dei limiti, perché poi quando vado nel territorio. Certo, io non, non coltivo, non devo fare determinate cose nel territorio, lo attraverso, eccetera, eccetera. Però è, è anche vero che avere dei limiti è anche una cosa giusta. Cioè, nel senso, il fatto che negli ultimi vent'anni, in mezzo a mille difficoltà, poi in Puglia, voi lo sapete, avete tra le, le cose il cibo <ride> tra il migliore del mondo, quindi voglio dire l'olio più buono del mondo, cioè, insomma, eh, è, una, è una regione incredibile sotto questo profilo, questo profilo agricolo. E per cui tu sai benissimo che queste cose, alla fine, negli ultimi 15 o 20 anni, proprio perché era una tradizione forte in Italia, nonostante tutto hanno in qualche modo parato il colpo del, delle corporation a cui non frega proprio niente di questo. Anzi, più vedete la pubblicità green, più meno dovete fidarvi. La cosa che dovete fare è guardare gli ingredienti di quello che comprate. Quando ce ne sono più di tre o quattro, non va bene. Quindi questo è fondamentale. Ma questo non lo dico io, lo dicono fior di esperti, eccetera, eccetera. Ecco quello che dico è questo: noi dobbiamo avere la, la netta percezione che siamo all'interno di questo meraviglioso libro e noi stessi siamo parole di questo libro, noi stessi lo possiamo scrivere, noi stessi dobbiamo in qualche modo, anche se uno fa un lavoro in un ufficio in centro di una città, quando poi andrà a farsi due passi o avrà una relazione o avrà un orto o ha il suo giardino, la casa in montagna, la casa al mare, cioè. Deve avere il massimo rispetto per quello che è il territorio, e il territorio che include naturalmente anche noi esseri umani. Ma non deve essere un riflesso, un, come dire, uno specchiarci nel quanto siamo belli, quanto siamo i migliori di tutti. Semplicemente noi siamo parte di questa comunità della terra, che è bella perché ci sono tutti gli altri. Parlo di quelli che non sono esseri umani. Direi che non c'è insegnamento più prezioso in questo momento storico che stiamo vivendo, no? Quindi sì. ehm, mi piace che ne parliamo proprio adesso. Cioè, acquisire oggi, eh, dopo un anno in cui veramente ci stiamo svegliando da un torpore di, di coscienze assopite riguardo al rispetto per l'ambiente, per la natura, per gli animali e anche per gli altri, eh, oggi diventa ancora più importante. E vorrei che questo rimanesse dopo l'incontro con te stasera, più che tutto il resto, imparare a riconsiderare il legame di appartenenza alla terra, alla natura e a se stessi. Ecco, questo secondo me è la sintesi un po', no? senza voler assolutamente semplificare eh, la profondità del tuo libro perché apre delle finestre infinite, molto, molto belle. Però è giusto, però è giusto quello che dici. Ecco, Barry Lopez che abbiamo già nominato, no? autore americano, saggista, il più grande scrittore di paesaggi, il cui lavoro... Uh, è noto per le sue preoccupazioni umanitarie e ambientali. Nel suo libro Una geografia profonda del 2014, di cui tu sei stato traduttore e curatore, parla di geografia interiore. Ecco un concetto insomma, abbastanza nuovo, però io l'ho trovato molto interessante. E che cosa si tratta esattamente, e poi qual è la relazione tra questa, cioè la geografia interiore, e la geografia fisica, il territorio fisico? Che legame c'è? Ma è Barry, che purtroppo è scomparso a Natale, eh, a 75 anni. Eh, abbiamo fatto quel libro insieme, nel senso che ne parlavamo da anni del fatto che serviva in Italia una raccolta di suoi scritti che abbiamo scelto insieme. E essendo lui un uomo incredibile nell'uso dei vocaboli, ehm, noi abbiamo usato il titolo di un suo saggio che si chiama An Intimate Geography, che sarebbe una geografia intima. Poi abbiamo deciso che intimo in Italia poteva dare adito a magari delle ambiguità e abbiamo parlato di profondità. Con lui spesso parlavamo di questo, dei vocaboli da usare quando traducevo le, i suoi testi. E quando lui ha scritto questo Intime Geography, che tra l'altro era un saggio anche recente, vado a memoria, doveva essere del 2011 quello, lui semplicemente raccontava questa intimità, questa capacità di riconoscersi nel territorio, di sentire questa intimità e la cosa bella di quando si è nel territorio ci si concentra, magari un giorno si esce, si va in un parco si osserva un monumento, oppure si è fuori eh, in posti un po' più selvatici, è chiaro che tu in quel momento sei davanti a te stesso e davanti a te stesso parli a te stesso in maniera intima mh, almeno si spera, perché poi c'è un grosso problema dell'essere umano, è quella capacità molto creativa di raccontarsi delle, delle, delle bugie, no? La politica in questo senso ce lo insegna Ehm raccontarsi, eh? voglio dire, sottolineo questo, e, è ovvio naturalmente che dopo ci credi talmente tanto che poi le racconti anche fuori. Eh, e quindi se tu guardi la geografia che ti sta intorno, senti questa comunione, ma questo io sono certo la sentono tutti, anche nelle descrizioni più, virgolette, semplici, ci sono delle verità incredibili perché ogni essere umano ha in dotazione questa capacità. Ah, proprio è dotata di questi, lasciami dire, di questi plugin, ci sono, sono proprio dentro di noi, ma non da poco, sono dentro di noi da decine di migliaia di anni. Quindi in quel momento una persona che ha un'esperienza estetica proprio di bellezza e sente arrivargli questa bellezza, eh, naturalmente si emoziona e attraverso le emozioni produce dei pensieri. Questi sono pensieri, come dire, più rotondi, più profondi, più intimi. Come scrive Barry, no? E questa capacità di formulare dei pensieri più profondi, più intimi, di passare attraverso l'aspetto dell'emozione, eh, è, è fondamentale perché poi questa cosa ti rimane impressa. E io dico sempre: magari non ci ricordiamo cosa abbiamo mangiato ieri a colazione, però ognuno delle persone che, che, che è con noi questa sera, anche tu o anch'io, sicuramente all'improvviso ti viene in mente qualcosa di 5 anni fa, 30 anni fa, parlo per me che sono vecchietto, 40 anni fa. Eh, cose che e tu dici, ma com'è possibile che mi ricordo perché mi ricordo io che ero in quel luogo lì? Cos'è accaduto? Non è accaduto niente, ti sei emozionato. Questo non vuol dire che non ti sei emozionato altre volte per altre cose, però ti sei emozionato. Ti sei emozionato quando ehm, hai vissuto dei momenti chiave della tua vita, ma anche nella nostra programmazione biologica, chiaramente nasce mio figlio, lo prendo in braccio, guardo fuori, lui è nato lungo il fiume. In questo ospedale che è sul fiume Serio, e chiaramente guardando fuori e sentendo gli uccellini della primavera, come fai a non, non ricordare quel momento? Ma questo è prevedibile perché ho avuto un figlio, cioè, nel senso, la cosa più grande che poteva capitarmi. Allo stesso tempo, ci sono invece momenti in cui non te lo aspetti, che tu stai facendo qualcosa e sei nel territorio, nel tuo territorio, e all'improvviso arriva questa cosa, che è come un messaggio, no? Che è come un piccolo particolare e tu lo percepisci e da lì inizi a costruire e questa specie di stringa di emozioni che ti poi porta a formulare dei pensieri e mano a mano che tu questa cosa provi ad allenarla, ehm, nel senso che a starci attento, allenarla vuol dire starci attento, allora avrai una certa sensibilità e tornando all'ecologia, naturalmente non potrai più accettare certe cose. Anch'io ecco perché inizia ad attuare poi un cambiamento. È cioè, un cambiamento... Il bambino ma in me la... dice: Wow, che figo l'elicottero! Se avessi un sacco di soldi, poi mi rendo conto che l'elicottero è meglio che lo usino quelli che lo usano per lavorarci e non così per divertimento, e certo. questo vale per i motori utilizzati su sentieri in inverno e in estate. Eh, Sono sicuramente divertenti, per carità, ma quando tu ti rendi conto dell'impatto che hanno, dici: Beh, forse devo limitare me stesso e dire: Ok, sarà anche divertente, però proviamo a limitarne l'uso. Ehm, o regolamentarlo eccetera eccetera poi gli esempi possono essere tanti quindi io ehm... penso che diciamo migliorando la connessione con il territorio se ho compreso bene diciamo che miglioriamo anche il valore che noi attribuiamo a quello che stiamo vivendo attraverso l'emozione perché come dicevi tu quando io mi emoziono poi attribuisco un valore a ciò a cui mi ha emozionato quindi ecco, esatto. che poi, ecco si instaura poi una consapevolezza Diversa rispetto a prima. Allora, in Puglia è successo. Guardia. Abbiamo, visto che parliamo, siamo. Voglio dire virtualmente, io sono in Puglia e vorrei tanto esserci anche fisicamente. Eh, quello che è accaduto con gli ulivi, no? Cioè in Puglia, eh, voglio dire, io ho visto delle interviste, c'erano dei, dei, dei coltivatori, cioè, piangevano, capisci? E non, io sono sicuro che non era una questione di denaro, ovviamente è fondamentale, capito? Perché non potevano credere che questi patriarchi. Questi, queste creature, queste persone, perché se poi parliamo di diritti della natura, è giusto che gli elementi a, venga attribuito lo status di persona eh, a ogni albero, ogni pietra, ogni, a ogni altro animale che c'è su questo pianeta. È, è quello il legame, è semplicemente quello. Cioè, Queste persone si sono emozionate perché ogni volta che dovevano fare la raccolta delle olive e Portare avanti tutto questo processo produttivo di questo straordinario prodotto che è l'olio e non solo, è, è, è evidente che c'è questo. Ma è talmente evidente. Non dico che ma siano tutti così. una storia, è una storia anche, no? eh, ma questa è la geografia profonda e intima: è questa perché loro sanno ogni minimo particolare del, di ogni olivo. E Questo vale per tutti i coltivatori o quasi tutti comunque. Poi è chiaro, io non sto, non voglio essere romantico, non sono magari tutti così, però molti lo sono, soprattutto quelli che alla fine sono delle economie che, se come economia di scala sono davvero piccole, quindi alla fine non lo fanno certo, perché certo. sono milionari e miliardari, se no farebbero altro. No, certo, certo. E quindi quello è un, un perfetto esempio. Io quando sono stato in Puglia. Perché... Eh, ecco, infatti eh, ci arriviamo subito, arriviamo... Non, mi... non mi precede. No, allora, raccontiamo allora, prima di arrivare in Puglia che cosa che sono i tuoi sono cammini geopoetici? geopoetici. Perché ovviamente tu la geopoetica non è che ti sei limitato a teorizzarla soltanto in un libro, tu la pratichi tutti i giorni della tua vita, no? da diversi anni. Quindi che cos'è il cammino geopoetico e se camminare può davvero cambiare la vita? Allora, camminare cambia la vita perché semplicemente ti ricentra con questo, con questo ehm, ritmo che noi abbiamo nel nostro corpo che ha bisogno del movimento. Noi siamo, lo scrisse nella pagina 1 di Zanna Bianca Jack London, eh, le creature più inquiete che ci sono sul pianeta. Eh, è questo uno dei nostri misteri, non siamo capaci di stare fermi, no? Eh, quindi, Camminare è sempre stato un nostro modo, ma anche correre naturalmente, di muoverci e di percepire e respirare quello che una volta si chiamava quello che era semplicemente uno spazio di vita, poi l'abbiamo chiamato tempo, poi l'abbiamo chiamato tempo libero. E quindi, più gli diamo dei nomi e meno libero è perché. È come se ci fosse il tempo prigioniero. Quando era ragazzo, dicevo: Ma che, che frase del cazzo è?, cioè, voglio dire, un tempo libero, quindi il resto è prigioniero? Va bene, allora io non voglio vivere il tempo prigioniero, io voglio avere sempre tempo libero e vivere nel tempo libero. Sui cammini geopoetici io semplicemente non, non c'è, bisogna anche prendersi un po', come dire, un po' anche sul ridere, non troppo sul serio. Quando io ho pubblicato, dopo vari anni di silenzio editoriale giornalistico, i diari di Ruba Unish nel 2004, eh, sentivo che la presentazione dei libri in libreria mi limitava, non perché non fosse bella, bellissima, la libreria è sempre un luogo che ti suscita qualcosa di importante dentro perché sei circondato da tutte queste parole bellissime, meravigliose che sono state scritte per millenni e, e incontri comunque persone, per cui è bello, però mancava qualcosa perché i miei libri erano proprio, io lo chiamai questo libro non un libro di viaggi, ma un libro che viaggia e quindi dicevo ma non posso parlare di una roba che si muove da fermo. E mi è venuta questa idea di provare a parlarne camminando. Poi lentamente ho sviluppato diverse cose. Poi ho incontrato Cristina Busin, la, la fondatrice di Alpes. Dal 2011-2012 avevo iniziato a pensare le cose in un modo differente. E poi, dopodiché, visto che tutti davano un nome alle cose che facevano, ho detto: Vabbè, ah, lo do anch'io, li chiamo Cammini Geopoetici. Nel senso che è una pratica, tu fai delle cose prima e non gli hai dato un nome, e a un certo punto. Eh, dai un nome a una cosa e con tutto il rispetto per tutta la teorizzazione che ha fatto Kenneth White, che è appunto una teorizzazione, io la considero più una pratica per cui il geopoeta poteva solo arrivare alla fine con un nome del genere. E come dico ai lettori, ma l'hanno capito in tanti che mi hanno scritto, non sono io il geopoeta di quel titolo, attenzione perché definirsi così è un po' forse presuntuoso. Io sono solo quello che fa le avventure nelle nell'etere della percezione, che cerca di, di condividere e che in questo libro ti porta da un brutto cavalcavia di una brutta tangenziale, di una brutta cittadina lombarda, eh, brutta, no, di una cittadina è bella, però il problema di quest questa schifezza del territorio, eh, così ipercementificato, ti porta verso le stelle del capitolo finale. Eh, e questo codice stellare che noi abbiamo dentro e che ci, che ci fa, noi siamo, siamo figli delle stelle nel senso letterale della parola, c'è tutta la citazione di Margherita Hack, perché siamo fatti delle stesse materie delle stelle. Quindi noi abbiamo il dovere, essendo noi queste microparticelle dell'universo, che però hanno la possibilità di percepire e vedere delle cose immense, infinite, abbiamo il dovere assolutamente di portarci fuori. Ecco i cammini geopoetici, cioè cercare di condividere con le persone questo fatto qua. Riguardo la Puglia, Ezio Spano, che è una guida di formazione forestale, una guida del, di, di escursionistica dell'AIGAE, eh, già nel 2012 mi invitò per il bosco in città. E poi piano piano ha sviluppato questo, questo sentiero del, dell'acqua e della pietra Gravina in Puglia, che sapete tutti, è una cittadina meravigliosa, ehm, che io avevo visto rapidamente, avevo fatto un giro, avevo dormito lì, quindi avevo fatto due passi, ma poi girato con lui. Lui ha invitato alcuni giornalisti, ci sono stati due o tre giorni in un certo modo. Nel, nel weekend io ho fatto un cammino poetico insieme a lui che faceva vedere alle persone. E quindi in Italia è il primo sentiero a cui è stata data questa definizione, ma che non è una cosa mia, cioè io sono stato onorato da questo, da questo invito, eh, ma anche l'amministrazione comunale l'aveva molto capito bene, è stato um, nel novembre del 2018, molto bello, eh, ed è per questo che eh, sono felice che in Italia almeno esista ufficialmente questo sentiero eh, geopoetico. L'esperimento, il prototipo è stato fatto con Franco Micheli, geografo, scrittore, mio amico. Eh, con cui ho fatto anche dei libri, eh, con la via dei Silter, che è un cammino di 80 km che abbiamo sviluppato qua in Valle Camonica, in un'area davvero straordinaria, soprattutto per essere in Lombardia. Perché tu puoi camminare per giorni senza incontrare nessuno, e in Lombardia con 10 milioni di abitanti è impossibile. E invece, in queste montagne del, um, che sono praticamente tra le Prealpi e le Alpi, eh, a sud del parco Adamello. Dove praticamente non abita nessuno per, per nove mesi all'anno, ma solo in alpeggio per tre mesi. Eh, tu hai, e quindi avevamo con dei principi geopoetici fatto questa via dei silter senza dichiararlo, cioè non era dichiarata la cosa. Però Sentiero dell'acqua e della pietra di Gravina in Puglia è il primo con questa dichiarazione. Con questa... Nel mio sogno ma un po'... Lo replicherete? Lo replicherete? Pensate di no, ripetere. ma Ezio, 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 sinché non c'è stato il lockdown, io vedevo loro hanno avuto un grandissimo successo con in questa iniziativa che si è collegata molto intelligentemente a Matera 2019, che va bene, non è in Puglia, però è lì, Fossa Bradani, che è quella, quindi a 20 km, e, e c'è tantissima gente, lui è molto bravo, e, che è andata a camminare e a scoprire questa zona. Diciamo che, ehm, che secondo me, se posso dire vista da lontano, è stata una cosa che la Puglia negli ultimi 15 anni circa ha avuto comunque una è uscita da quel secondo me dall'idea della percezione che si aveva della Puglia di prima eh, nel senso che veniva vista erroneamente per carità a nord come una regione boh, non si capiva bene. Invece secondo me c'è stata un po' una rivoluzione culturale, no, che territoria... è sempre stata capita bene. No. Abbiamo sempre avuto una, una connotazione abbastanza chiara, insomma. No, però sì, voglio dire, perché... La la bellezza, è la difesa, la mia terra. No, ma per la bellezza che tante regioni italiane hanno e per, per tutte quelle caratteristiche che rendono l'Italia davvero unica, questa differenziazione, la sua storia, tutto quanto. Però poi è stata raccontata anche bene negli ultimi 15-20 anni, secondo me, raccontata davvero bene ed è riuscita um, ad avere comunque un... Um, a cambiare, secondo me, nella percezione del, uh, del resto d'Italia, ma lo dico nel senso positivo del termine. Quindi questa cosa di Gravina secondo me rientra un po', mi sono sì, fatto io questa idea, come, è come se ci fosse stata una maggiore presa di coscienza proprio di questa geografia profonda, no? Sì. ma molto più che in quasi, praticamente in quasi tutte le regioni del nord che non, non hanno fatto questo, tantomeno la mia, che non è solo il disastro che avete visto in ultimo anno a Lombardia, ha una serie di disastri della Lombardia a ogni livello. Proprio di, di gestione geografica, ma non perché nelle istituzioni non ci siano ottime persone, ne conosco, ce ne sono tante. Ma è questa militarizzazione di ogni settore eh, pubblico da parte del, del potere degli ultimi 20-25 anni in Lombardia che ha fatto sì che a parole dicono delle cose, ma, ma nella pratica il territorio in Lombardia è sotto assedio. Eh, quindi ehm, e questo fa sì che milioni di lombardi hanno una sensazione di avere una grande terra come milioni di piemontesi o milioni di qualsiasi altra regione italiana, però se tu chiedi al resto d'Italia, la Lombardia non viene vista come luogo dove andare a camminare, eppure ci sono 15.000 chilometri di sentieri in Lombardia, di cui 4.000 soltanto in provincia di Bergamo, 3.700. Questo per darvi un'idea, no? però io lo vedo con la Compagnia dei Cammini, mi dicevano spesso i eh, Luca Gianotti, mi diceva spesso, è difficile vendere viaggi a piedi in Lombardia perché non viene percepito come un luogo dove cammini, tutti pensano a industrie, strade, queste cose qua. E purtroppo oh, ci sono delle grosse responsabilità a livello istituzionale, enormi, nella narrazione della Lombardia. Per cui il mio era un complimento alla Puglia, ma magari avessimo saputo fare come la Puglia negli ultimi 15 anni. Allora, uh, Humboldt, dico bene in tedesco? È lui, sì, sì. Tu lo citi in questo libro, naturalista, esploratore, geografo tedesco, e aveva, eccolo lì... L'invenzione della natura di, di Andrea Wulf, eh, questo è un libro assolutamente straordinario. Ecco, aveva già detto di... nel, nel 1800 che, che la poesia era necessaria per comprendere i misteri del mondo naturale e viceversa, aveva anche capito che la natura era in comunicazione con i nostri sentimenti più intimi, come ci hai raccontato tu fino ad adesso. Ecco, gli elementi come la luce, la roccia, l'acqua, gli alberi, eh, tu dici nel tuo libro che creano una sorta di mappa che ci rappresenta, che può indicarci come modificare i comportamenti della nostra vita sociale quotidiana. Ecco, questo aspetto mi ha colpito particolarmente, tra le altre cose... Noi con la Fondazione Casillo ci occupiamo in particolar modo no? di tutto quello che ha un risvolto nella vita sociale. In che modo ehm, questi comportamenti condizionano positivamente o dovrebbero condizionare positivamente la nostra vita sociale? Ma intanto io ho, voglio ho la speranza che io e tanti altri e tante altre che, 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 che parlano di certe cose e possa in qualche modo, come è sempre stata la filosofia aiutare a, anche attraverso la pratica ad avere un effetto nella vita sociale. No? Eh, Alexander von Humboldt è uno scienziato incredibile, lui di formazione geologo, viene da una famiglia nobile e tedesco e lui praticamente era una persona iperattiva che fa amicizia con Goethe. E ho detto tutto perché parliamo di uno dei più grandi artisti, ma non solo, perché poi Goethe era un botanico. Era uno scienziato anche Goethe, non so, matematico, non soltanto poeta, scrittore leggendario. E in questa amicizia Goethe, che era circa di 10-15 anni più vecchio di lui, lui gli dice: ehm, La scienza va bene qua siamo in un passaggio importante della scienza, no? del pensiero scientifico. La scienza era ancora molto libera eh, e lo è stata almeno fino alla metà dell'Ottocento. Poi ha iniziato a essere più protocollata. E. E, e non so se mi piace sempre questa cosa, perché la scienza si fonda sul dubbio e il dubbio è la cosa che ti porta avanti al po'. Ho il dubbio che dietro quell'albero ci sia un altro pezzo di sentiero, eh? che la scienza la vedo così e non, non ho la certezza che questo sentiero è fatto così qui, quindi con una proiezione algoritmica so che questo sentiero sarà fatto così anche là. Ecco, questo è, lo dico simbolicamente. E, e quindi Goethe in sintesi dice a Von Humboldt, se tu mettessi più poesia in quello che fai... Naturalmente potresti essere più ascoltato perché lui fa questa spedizione incredibile alla fine del Settecento eh, nelle Americhe, centro-sud-america, dove lui eh, immagina questa natura che è, lui capisce per primo eh, che le fasce climatiche che trova su questo vulcano cimborazzo praticamente rappresentano tutte le fasce climatiche del mondo. È un'intuizione incredibile. Che grazie a un suo accompagnatore, che è uno scienziato, anche lui, un grandissimo illustratore, riesce a disegnare. In quegli anni lui pubblica quest'opera incredibile che si chiama Cosmos, ma naturalmente molto specialistica. Ed è lì che ehm, poi lui realizza il suo libro più divulgativo, se ne trova un'edizione straordinaria, stampata qualche anno fa, ancora con i disegni, che si chiama Ansichten der Natur Quadri della Natura ed è praticamente un best seller che viene pubblicato addirittura in 11 lingue praticamente lui creò questo nuovissimo genere dove riusciva eh, con una prosa molto divulgativa quella che va molto adesso è nei libri di tanti scienziati da David Quammen che ha parlato di spillover a, a Yuval Noah Harari che ha parlato di sapiens e possiamo andare avanti all'infinito eh, diciamo se torniamo ad Armi, Acciaio e Malattie di, di Jared Diamond e degli anni insomma, del 2000... no, aspetta, cos'era? Del 1997. Insomma, questi libri di divulgazione scientifica, io dico sempre che persino io posso leggere e capire, mh, perché se no vado troppo nello specialistico, e quindi proprio il mio cervello si chiude, e non ha, io dico, ora, tutti noi in qualche modo, ecco che eh, von Humboldt riesce a scrivere questa cosa qua e entusiasmare von Humboldt, dovete sapere che eh, quando lui tornò poi a Berlino, Organizzò nelle prime de decadi del, dell'Ottocento una cosa inaudita, contate che non c'erano, Lui era una superstar, lo chiamava il presidente degli Stati Uniti a chiedergli consigli sul territorio. Non sto scherzando. E lui a Berlino cosa fa? Organizza il primo simposio mondiale di scienziati di tutte le discipline. però non mette tutti i geologi con i geologi, i botanici con i botanici, quelli che sono anatomia con anatomia. No. Dice voi dovete formare dei gruppi dove il geologo sta col botano, cioè perché tutto è connesso, certo. lui vede queste connessioni: i quadri della natura, no? Eh, la gemelde, che è, diventa quasi un simbolo. E quando lui fa eh, questi incontri nei teatri berlinesi, ma magari fa 30 date consecutive con i teatri strapieni, le code per strada, quando muore, c'erano 30.000 persone al suo funerale, aveva 90 anni circa quando è morto e infatti abbiamo la cometa von Humboldt, in giro per il mondo ci sono tante cose dedicate a von Humboldt, però per qualche strana ragione, eh, come tutti spesso molti dei grandi, il libro Le avventure di Alexander von Humboldt, l'eroe perduto della scienza. Ma lui quando io ho letto questo libro, cioè sapevo chi era, no? sapevo chi era von Humboldt, ma poi quando ho letto il libro di Andrea Wolf quattro anni fa mi sono detto "Ma beh, ma lui è mio nonno, nel senso, è lui che ha creato tutto questo, no? Voglio dire quando tu ti ritrovi in qualcosa di immensamente più grande, non oserei mai paragonarmi, ma neanche a un pelo del, del, del mignolo di, di von Humboldt, eh, perché lui aveva il sapere, aveva il conoscere, aveva l'intuizione, e aveva la poesia. La poesia, la poiesis. Sai che ne parlo molto nel mio libro, è sempre dal greco: il fare del nulla. Quindi stare a osservare, ti dici cosa stai facendo? Niente. Come quando da bambini una volta parlo della mia generazione, ci si annoiava e annoiandoti ti inventavi le cose. Oggi non riescono ad annoiarsi i nostri figli e questo è un problema perché magari ti va a incidere sulla creatività, no? Perché quando ti annoi devi inventarti qualcosa da fare. Allora, Suon certo. Humboldt, in questo senso, è davvero, come dire, il pilastro. Perché io adesso ve l'ho detto in pochissime parole, ma è, è entusiasmante come è scritto questo libro. Perché, perché poi vede chi ha continuato questo discorso sulla natura. Eh, Charles Darwin, per parlare di uno qualsiasi, eh, quando finalmente riuscì a incontrarlo, per lui Von Humboldt era proprio l'assoluto, perché Charles Darwin, quando fece il suo viaggio di vari anni sulla Beagle, la famosa nave con cui in Sud America poi riuscì a capire il discorso dell'evoluzione, eccetera, eccetera, lui fondamentalmente eh, fece quello che Von Humboldt diceva, collegò delle cose che prima non venivano collegate. Io faccio sempre un esempio del nostro corpo, no? Se pensate sino a qualche decennio fa, ma ancora troppo adesso è questa la scienza protocollata che a me preoccupa, no? Se tu avevi un problema alla pelle, andavi dal dermatologo e ti diceva, ti dava la crema per la pelle, ma noi sappiamo che se hai un problema alla pelle, forse dipende da qualche organo interno. Ecco cos'è fare le connessioni, cosa che alla medicina ancora oggi manca troppo perché, troppo perché è troppo specialistica. E quello che è accaduto con, eh, con la pandemia che sta accadendo, io non ho ancora visto un discorso serio di tutti questi scienziati sullo stato vero del nostro sistema immunitario, sul benessere, sul buen vivir, sul fatto che le persone se stanno bene, sono felici e non vivono nelle paure, hanno un sistema immunitario più forte. E guarda caso è stato intuito prima dai poeti e poi dalla scienza, perché è stato dimostrato anche dalla scienza che la paura... È uno dei peggiori fattori di rischio per il sistema immunitario. Per cui, se noi continuiamo a terrorizzare la popolazione, evidentemente la popolazione avrà un sistema immunitario che già non era proprio informissima, visto gli stili di vita, frenetici, eh, l'alimentazione, tutta una serie di cose di cui non si è per niente parlato durante il primo lockdown ed era, e sarebbe stato fondamentale parlarne. Non si è parlato dell'aspetto psicologico, non si è parlato di tutta una serie di cose che a fatica stanno venendo fuori. Ma non è cattiveria, non c'è un complotto. È un'altra cosa. Questi scienziati non hanno avuto questa formazione. Hanno avuto una formazione troppo schematica, utilissima per fare i conti dell'RT, utilissima per prevedere con l'algoritmo. Quale sarà il comportamento? Tutto. Io non sto mica dicendo che non servano ma mancano i fonumbo. No, servire, esatto, servirebbero. Mancano i phone numb, mancano questi, ma che poi magari ci sono, ma non, non hanno spazio. Eh, mancano perché eh, deve essere fatto un discorso più globale, meno specialistico e più globale sul nostro esatto. benessere. Ma anche gli spunti che può offrire questa pandemia nella sua drammaticità, eh, credo non debbano essere legati soltanto come dici tu al terrore al terrore no, infatti, del che ovviamente l'ho è... scritto <ride> ecco, l'hai citato è... anche l'hai ecco... citato nella pagina del nostro evento per cui sì sì ecco è bene che diventi anche come noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo con questi appuntamenti questi, questi caffè verdi che diventino però delle consapevolezze anche generative cioè che nella drammaticità esatto. noi non ci concentriamo soltanto sulla paura ma che possiamo iniziare a chiederci che cosa davvero dobbiamo, non possiamo, dobbiamo cambiare. Ecco perché... Cambiare pensavo... il nostro... Tutti noi, io per primo, eh, voglio dire, mh, lo, lo, lo scrissi anche in un pezzo per i Sole 24 Ore online ad aprile, temendo fra l'altro di essere frainteso, invece fu capito molto bene. Cioè, mh, noi do... avevamo il dovere di imparare qualcosa e paradossalmente, come dicevano parecchie persone, come provocazione ovviamente... Il lockdown doveva durare tre anni, non due mesi, per capire veramente cambiare. Perché intanto voi, eh, dico voi al sud, non avete capito cosa stava succedendo, perché non c'era niente, noi era tutto qui. Ovvio, purtroppo poi è arrivata l'estate, lo sbaccamento, e dopo purtroppo tutti abbiamo capito in tutta Italia. È diventato più democratico, no? Eh, il, il, il comprendere. L'altra cosa è che, eh, per esempio io, mi sentivo disagio a dire ah, 2020 di merda, meno male che è finito ma se tu ragioni così non hai capito niente di quello che ti è successo esatto. Esatto. è chiaro che nessuno vuole vivere un anno del genere capito? però è anche una forma come dire, visto che è accaduto visto che l'esperienza c'è stata e c'è allora cerchiamo di trarne qualche è stata, io dico. no, non è un caso non per niente perché è stata. guarda, noi se c'è un problema La cultura e questo è il punto Abbiamo esatto. una responsabilità in quello che stiamo vivendo. Noi non è, abbiamo un problema come società mondiale, no? Non italiana. Noi non sappiamo cosa vogliamo. Che cosa vogliamo noi come società? Perché questa è la domanda. Noi sappiamo cosa vogliamo? La vorrei dei messaggi. La risposta è no. Nel senso, come collettività, che cosa vogliamo? Vogliamo solo guadagnare di più, il PIL che cresce? Perché se questo è l'unica cosa che vogliamo, che palle, che noia. Nel senso, non che... Però voglio dire, ma che cosa vogliamo? Perché se l'uomo, l'umanità, ha un afflato e un'aspirazione un allo stare bene, a relazionarsi, vuol dire che c'è qualcosa di molto più grande che noi possiamo ottenere come collettività, e ora siamo lì fermi. Possiamo andare avanti all'infinito con questa visione lineare del mondo che è sbagliata perché la vita va per cicli, quindi lì non la puoi cambiare. Neanche Elon Musk con la sua eh, Tesla o le sue cose che vanno sulla, su Marte, non, non lo cambi, è un ciclo. Ed è un ciclo anche quello dell'universo. Lui può anche scappare in tutti i pianeti più lontani nei buchi neri, è un ciclo anche quello dell'universo. Non puoi sfuggire a questa cosa qua. Lo devi accettare, devi entrare nel ciclo. Devi esatto. rientrare nel ciclo. Questo è, secondo me, il concetto. Per cui, da questo 2020 proviamo a imparare. Scusami, Davide, ci siamo apposti, dicevi? No, no, ho finito, nel senso impariamo qualcosa da questo 2020. Volevo dirti che è arrivato uno dei tanti commenti in cui tanti ti ringraziano per gli spunti interessanti. Ah, non li avevo ancora letti. Aspetta, eh. ah, ah, Valeria, Valeria okay. sì, sì. Concordo assolutamente sull'anno. A me il lockdown è servito per uscire da alcuni schemi mentali tossici. Sto lavorando, ma mi ha aiutato. Per fortuna c'è cioè, chi ha cominciato a cambiare un po' lo sguardo. Ecco io per concludere, Purtroppo dobbiamo concludere, eh, vorrei... Eh... Guarda, eh, c'è una persona che cita la valseriana Paola Baffi Tagliaferri che ringrazio perché ha totalmente ragione. È vero, è vero. E purtroppo ha totalmente Credo che, ragione. Credo che la valle del virus lo abbia anche scritto. No? Ma, eh, la valle del virus io devo ringraziare Jessica Costanzo, a parte per la nostra amicizia, eh, siamo due generazioni differenti, lei ha fatto un lavoro straordinario come giornalista, e alla fine abbiamo, cioè, quando mi ha chiesto cosa faccio, devi fare un libro. E io lo vedevo più come se fossi l'allenatore, no? Che preparava il, la scaletta del libro. E un giorno lei mi dice: Ma Davide, tu non puoi non scrivere un, un capitolo sulla geografia all'inizio del libro. E io ho scritto un capitolo su questa nostra meravigliosa geografia della Valseriana. Eh, la conosciuta? La eh, conosci ma guarda, è anche stata Jessica che ha detto ad Andrea Lucchetta di Rai 1 che ha fatto questo documentario è andato in onda il 13 settembre. molla mia, dovete vederlo! È proprio bello. Sono i speciali del TG1, si trova su Rai Play. Rai Play. Sì. Lui cercava qualcuno per non mettere solo cose brutte accadute in Val seriana. E io, sì, mi ha anche intervistato, mi si vede in video, ma non è quello che conta. La geografia eh, sono stato, come dire, il suo Virgilio, l'ho portato in giro un po' perché. Eh, perché la Vasseriana e le Orobie sono davvero meravigliose nel senso eh, sono luoghi di, di profondissima geografia e fra l'altro ehm, come in tanti altri luoghi in Italia mh, i bergamaschi hanno un legame fortissimo col proprio territorio veramente fortissimo, cioè, ma proprio forte tanto e io ho preso molto da loro nel, cercare di, nel sentire quasi il dovere di conoscere i luoghi dove tu abiti e dove tu vivi questa è sicuramente una, cosa, una delle tante cose che il che che territorio cosa mi ha dato. Come? Eh, anche questa è una cosa che vorrei che ci facciamo in casa stasera, cioè impariamo a conoscere meglio già il nostro territorio. Allora impariamo a osservare i nostri simili che emanano questo amore per il loro territorio e allora vedi che tu loro ti apriranno delle porte, ma a, ma a volte proprio perché i bergamaschi sono persone di poche parole e tanti fatti. Te lo fanno proprio coi fatti, ti portano in un luogo, te lo fanno vedere, ti raccontano lì che cosa c'è successo, oppure la nonna, gli zii, eccetera. E questo accade in tutta Italia sicuramente. Ma questa cosa qui, questa capacità di trasmettere, senza parlare, l'amore per il territorio in maniera asciutta, ma molto diretta, e ti fa capire. E allora tu poi non puoi non legarti. Poi è chiaro che dopo di quel territorio, tu, che non hai una storia lì dentro certo capire altre cose no? che, che ci sono e proverai a ridare qualche cosa ecco questa è un po' l'idea, il, il sogno perché poi noi abbiamo parlato di tante cose ma non voglio dimenticare una delle esperienze più belle della mia vita eh, è stata mh, per ora le due edizioni di Nel Cuore della Montagna questa rassegna di cammini geopoetici organizzata dal sistema bibliotecario Valle Seriana che ricordo 30 anni fa è stato uno dei primi in Europa e uno dei più importanti, mi ricordo che venivano le televisioni a, a vedere questo, questa novità incredibile. Eh, il sistema bibliotecario, che adesso fa parte della rete bibliotecaria bergamasca, parliamo di quasi 250 biblioteche, ehm, e che ha, mi ha incaricato, ha incaricato me Alpes, di studiare nei vari luoghi per portare la biblioteca fuori, no? i lettori della biblioteca fuori, a fare questi cammini insieme. Sono stati 21 in totale in due anni. Eh, sono stati davvero un'esperienza eccezionale ma questo anche grazie alle persone che sono venute a fare questo cammino che poi eh, piano piano arrivano come dicevo prima e ti dicono vedi qua così così così, no? così magari c'erano delle letture ma uno ti diceva eh, io qui da ragazzo oppure qua mia nonna qua i miei cioè, e, e questa è una ricchezza che mh, non, è, non è sostituibile non è rinnovabile intrecciare tracciare le tracce esatto allora, io chiudo con un'altra citazione dello stesso articolo con cui ho aperto la nostra chiacchierata, che poi ho condiviso anche all'interno dell'evento dell su Facebook, eh, sui diritti della natura, l'articolo su Vanity Fair che hai pubblicato di recente. No? Tu dici che i diritti della natura includono anche noi, giustamente. Allora, ti chiedo, come dovrebbe essere una civiltà fondata sui diritti della natura? E che differenza farebbe se adottassimo i diritti della natura come paradigma legislativo? Mi è piaciuto molto all'interno del tuo libro il concetto di giurisprudenza selvatica, no? Che tu citi. no, ecco, sì. Brevemente. Questo è il concetto che ha tirato fuori, hanno tirato fuori diversi studiosi e Cormac Cullinan che ha pubblicato questo libro, Wild Law, che in Italia abbiamo tradotto per piano biedizioni nel 2012 come I diritti della natura, Wild Law. Il destino vuole che la prima conferenza internazionale sui diritti della natura è stata fatta in Valseriana dal Zano Lombardo, proprio nel cuore di tutto quel controverso posto industriale, zona rossa sì, zona rossa no, nel marzo del 2012 con ospiti internazionali come Thomas Lindsay e Mary Margil, eh, che avevano scritto la Costituzione dell'Equador con i diritti della madre terra. Ma già grazie al Sistema Bibliotecario Valesseriana nel 2011 a Bergamo Scienza avevamo parlato di diritti a natura. Queste sono state le prime volte che è un tema molto ehm, difficile perché è, perché è semplice, perché è molto diretto. Io mi sono dato da fare ma non avendo titoli, come diceva Murigno, ehm, ho provato a coinvolgere professori, eh, cioè, ma poi la cosa è finita sempre nel nulla perché bisognerebbe proprio trovare un'applicazione magari in un piccolo comune in una situazione. I diritti a natura sono la, la più antica. Eh, Futuribile eh, idea, cioè, noi facciamo parte della comunità della terra e eh, io di mio ci ho messo questo: se noi non diamo i diritti alla madre, come farà il figlio avere dei diritti? Cioè, se io non proteggo una donna che ha messo al mondo un figlio, ma il figlio come farà a essere protetto? Questo è il concetto base, no? Quindi voglio dire, eh. Noi dobbiamo dare dei diritti alla natura, ma siamo spaventati perché noi viviamo in questo delirio antropocentrico, no? Che tutto quello che noi. E lo è anche nell'ecologismo attuale, attenzione, eh? io lo dico, so di essere un po' stronzo, però questo voler essere a tutti i costi colpevoli di qualsiasi cosa negativa è comunque mania di protagonismo, attenzione, eh? cioè, nel senso, adesso calmiamoci un attimo, non è che siamo sempre noi protagonisti di tutto. Ma non lo dico per giustificarci, cioè non ci sono le cose buone e le cose cattive, non c'è la tigre simpatica e il leone antipatico, sono tutte stronzate, cioè voglio dire, esistono le cose, okay? esistono gli animali, noi, noi ne siamo parte, eccetera. Quindi se noi non diamo i diritti agli elementi naturali, noi non potremo avere i diritti noi. Signori, voglio dire, a dicembre è nata la borsa dell'acqua, rendiamocene conto, è una cosa gravissima, l'acqua la, è quotata in borsa. Ci hanno, ci hanno lavorato queste disgraziate di multinazionali e alla fine ce l'hanno fatta. E adesso l'acqua è quotata in borsa. Pensate un po'. Quindi, proprio come in autunno, prima dell'inverno, si decidono i prezzi del gas nel mondo, ed è un gioco, è come quando fai la scommessa sul campionato di Serie A, è un gioco, si dice, ok, al metro cubo il gas costerà così perché si prevede un inverno freddo e quindi io ti alzo il prezzo. Adesso con l'acqua quadrà, mentre nel mondo oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso diretto all'acqua. Noi facciamo questa cosa e quindi di natura è ancora un discorso veramente urgente. L'anno scorso, per fortuna, mi è stato chiesto di scrivere questo articolo, era anni che non ne scrivevo perché li portavo poi in giro, ne parlavo. Eh, e, e, e quello che ho scritto lì è, è quello in cui io credo fermamente: cioè, se noi continuiamo con le leggi sull'ambiente in questo modo, sarà sempre un do out des, io ti do questo, ti proteggo questo parco, così tu mi lasci fare. La, una roba che non va fatta là, ok? Non può essere così. Tu devi vedere un ecosistema e capire questo sistema che vocazione ha, e se non ha quella vocazione, deve averne un'altra. Quindi, se la vocazione, io lo dico sempre, dell'Italia è una vocazione, io ne sono convinto, agricola, ma agricola di piccola agricoltura, saremmo veramente i più indipendenti, e pur essendo parte di una comunità internazionale, per la nostra alimentazione, quindi per la nostra salute, quindi per il nostro benessere, e quindi in definitiva avremmo. Potuto lavorare nel, nell'ambito anche qua dei diritti della natura, nei diritti di un seme di essere un seme e di non essere modificato e di non essere, non modificato, so benissimo che l'abbiamo modificato nei millenni i semi, ma di non essere in qualche modo pompato, ecco lasciatemi usare, dopato, proprio come il doping, per darci di più quando noi avremo bisogno di meglio, non di più. Perché quando mangi, pensate a questo paragone, quando tu mangi qualcosa, degli alimenti adatti al tuo organismo, capirai che non ho più un problema di quantità, non è più un problema di 80 grammi, il piatto di pasta o di 150 grammi, è un problema di energia e l'energia è una cosa che va ben oltre anche le stesse calorie. Perché se voi pigliate un pacchetto di patatine da bar che sono golosissime, sono 350 calorie, ma non puoi paragonarlo a un piatto di riso che ha 350 calorie, perché questo ha dei nutrienti, ha tutta una serie di cose. Sì, è vero, è vero. È un, è un, lo dico simbolicamente, no? Poi anch'io ogni tanto sì. la patatina me la mangio, però voglio dire, ehm, non è salutismo, non è animalismo, non è veganismo, cioè tutte queste sono definizioni date da chi in qualche modo ha dei problemi e continua ad andare addosso a questo, come quella giornalista che non nomino perché non merita, che disse se incontrassi Greta per strada la, le andrei addosso, no? Una donna di 50 e rotti anni, 60 forse, che dice questo di una ragazzina di 16 anni già. Ma questa donna ha dei grossi. Purtroppo è una giornalista che vediamo spesso in TV, eh, però lei ha dei grossi problemi. Mi fa veramente tenerezza questa donna. Ha dei grossi problemi con se stessa, ma perché basta vederla, no? Non accetta se stessa per quello che è, quindi deve aggredire gli altri. Diritti della natura sarebbero anche questi. Cioè, quello di che ogni persona impari ad amare meglio se stessa e quindi automaticamente tutto quello che ti fa amare te stesso, che è quello che mangi, che è quello che vivi, e che quindi è i diritti della natura. Per cui. Non si tocca nulla che non va toccato, quello che va toccato va toccato con intelligenza. Nessuno sta dicendo che non devi tagliare un albero per fare non so la nuova strada che va nella malga, dico solo che devi, devi pesare bene che cosa ricade nella comunità, se questo sacrificio vale la pena di essere fatto per la comunità. Eh, io su questo penso che pur essendo interessata alla fantascienza piuttosto che ad altre cose, ma non credo che si possa esulare da questo se si vuole andare avanti e diventare veramente tutti geopoeti. Allora Davide, io concludo, se sei d'accordo, leggendo ancora mm. uno stato del tuo libro, così salutiamo tutti in questo modo. Calando Poi dopo anni. devo rispondere ai commenti, rispondo dopo, capito? Certo, 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 hai avuto un sacco di commenti molto entusiasti, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Mi auguro di restituire leggendo questo stralcio in cui io ho individuato un po' l'anima eh, del tuo sentire e spero di salutarvi così. Allora, la geografia, magnifica arte, scienza o entrambe le cose, è la più antica scrittura conosciuta dal pianeta. Una lingua vera e propria che il territorio da noi modificato e vissuto ci ha sempre insegnato e che abbiamo sempre ascoltato e appreso facendo la nostra per decine di migliaia di anni. Una scrittura talmente diffusa che gli esseri viventi, spostandosi sulla terra e sui mari, hanno unito fiumi, montagne, pianure, promontori, vallate, altopiani e deserti, così come si uniscono vocaboli, verbi, aggettivi congiunzioni, avverbi per esprimere emozioni, pensieri, idee e teorie. Ecco letteralmente sillabando nuove narrazioni fatte di storie, scoperte e dubbi. Quei capitoli compilati in un arco di tempo lunghissimo compongono il grande libro che abbiamo iniziato a scrivere fin dall'origine della vita umana e che ora si trova a un punto di svolta decisivo. Siamo noi narratori a dover decidere se sarà davvero possibile fare a meno di questa scrittura e conseguentemente alla consapevolezza di essere in relazione con l'ambiente. Con un atto di responsabilità dobbiamo decidere se l'umanità può progredire nel cammino rinunciando a quei vocaboli, verbi, aggettivi, sillabe che la Terra offre incessantemente al nostro vocabolario sensoriale, emozionale e intellettuale. Consumare suolo e sottosuolo è un atto sconsiderato perché significa consumare la loro scrittura. Stiamo diventando analfabeti forniti di tecnologia ma incapaci di raccontare le motivazioni del nostro agire. Stiamo diventando pericolosi per il pianeta. Modificare la geografia coprendone il messaggio con un rumore insopportabile e inutile significa rinunciare a essere umani e a svolgere il nostro ruolo all'interno della comunità. Della Terra. Grazie Davide, è stato un incontro. Grazie, grazie Marilu, grazie per l'invito. Eh, ho letto intanto anche qualche commento molto bello. Voglio citarne uno ehm, e ringrazio Lucia Coluccia, mi pare, aspetta, eh. esatto, che non conoscevo per niente, eh, ci segnala l'APNEI è eh, un acronimo per psico -endocrino, end, end, endocrino immunologia. Scusate se non la dico bene. Cercate o mettete Pnei su guardate il commento di Lucia Coluccia e eh, vedi che alla fine ci ho guadagnato io a partecipare a questo incontro perché scopro Abbiamo questa No, infatti, ho visto dei bellissimi commenti e potevo solo mettere un cuoricino. davvero. Grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito Davide, io mi auguro di risentirci e di vederci anche insomma, appena sarà possibile spostarci e fare qualcosa di bello in presenza, anche un cammino ma, poetico. Giulia, così. io eh, quando volete, ma magari anche sviluppare dei progetti. Io quest'anno no. eh, posso dire, visto che è il mio primo incontro ufficiale, che è pressoché ufficiale, che andiamo avanti con un lavoro per Biosfera UNESCO in Lussemburgo, per esempio, e dovrei già andare su a luglio di nuovo. E' um, è un bel lavoro geopoetico con uh, un bravissimo uh, geologo e paleontologo che è mio amico Robert Weiss che mi ha fatto fare in Lussemburgo dei cammini uh, geopoetici e um, lavora per il museo di scienze naturali di Lussemburgo e, um, e pare che questa cosa qui abbia le gambe per camminare, il ministero della cultura, biosferone, insomma... Eh, non l'ho detto per tanto tempo a nessuno, ma semplicemente perché non era ufficiale. Adesso mi dice Robert che non a lui. E quindi è questa grazie. è una cosa bella. E poi la Norvegia, ma quello ne parleremo. Grazie, David, a seguirti. Per chi avesse voglia di seguire tutti i lavori di Davide, ovviamente c'è la sua pagina Facebook, c'è il suo sito internet davidesapienza.net, esatto? giusto. Quindi... giusto. Possiamo anche approfondire tutti gli altri contenuti dei tuoi reportage, i tuoi articoli, i tuoi contributi, sì, sono sì. tantissimi. Eh, C'è la bellissima intervista anche che abbiamo pubblicato all'interno dell'evento, che consiglio a tutti di vedere, quella nel Bosco dei Talenti, che è bellissima. Eh, Diana Tedoldi quindi... ha fatto un lavoro notevole poi è Ma stata è molto, speciale. Per... Mi è piaciuta molto, davvero. Ma lei, lei è speciale, ha fatto una cosa speciale, perché poi l'abbiamo fatta ehm, l'abbiamo fatta proprio come dire, appena eravamo stati rimessi in libertà, no? all'incirca, eh, in un luogo molto bello della Valseriana e, e così via. Insomma. Grazie per tutte le finestre che ci hai aperto, Davide. Grazie a te, bisogno di quest'aria fresca? Grazie. Anch'io, Ma... grazie mille. Un bacione grazie. a tutti, a Beh, tutti. Grazie. Ah, Poi rispondi in commenti, OK. Certo. Ciao. ciao, ciao.